Benvenuto al nuovo comandante dei Vigili Urbani di Agropoli, dottor Rinaldi, grazie per aver voluto scegliere anche la nostra proposta per rilasciare, diciamo, questa intervista che un po' la gente si aspetta. Innanzitutto lei è qui dal 4 ottobre, giorno di San Francesco, che per questa città è anche molto simbolico. Come ha vissuto questo primo mese, questo primo impatto, la conoscenza con la città, com'è stata? Innanzitutto vi ringrazio lei per avermi invitato nella sua trasmissione e saluto tutta la cittadinanza di Agropoli. A distanza di un mese e mezzo, perché è un mese e mezzo che sono qui, io posso dire che ho una bellissima impressione di questa cittadina. Non l'ho mai frequentata, i miei figli hanno frequentato scuola qui ad Agropoli, ma io personalmente non avevo mai frequentato Agropoli come... Non è mai troppo tardi. Infatti, non è mai troppo tardi. E quindi la prima impressione è... mi piacciono le persone, mi piace il posto, Agropoli è dei posti bellissimi, non perché da dove vengo io non ci sono posti bellissimi, ma sono bellezze diverse. Agropoli ha delle bellezze davvero cioè, che vanno valorizzate, vanno protette, tutelate e valorizzate. Per adesso diciamo che è tutto positivo. Ecco, comandante, lei giustamente dice non la frequentavo, però comunque qualche volta ci è venuto. Assolutamente. Ecco, quando lei veniva qui anche di sfuggita, anche per qualche servizio, ha mai notato delle criticità sulla viabilità? Assolutamente sì, ma... Le ho notate secondo il mio modo di vedere, secondo il mio modo di vedere, però ho sempre fatto la riflessione che poi facevano gli altri comandanti quando venivano nel mio comune, cioè magari io qua apporterei questa modifica, e quindi facevo sempre delle valutazioni, tant'è che proprio ieri con dei miei collaboratori, tra cui anche Maurizio Cauciglia, abbiamo fatto una riflessione sulle modifiche che vogliamo apportare, un po' di modifica alla viabilità, dei miglioramenti, quindi adesso ci sediamo e studiamo anche qualcosa di alternativo, sempre per migliorare queste criticità che ci sono qui. Io ho colto, vedete, io sono un tipo che accolgo le critiche costruttive, non sono un tipo che si chiude e voglio avere ragione a prescindere, assolutamente non sono così. Sono una persona molto riflessiva e quando la critica è costruttiva prendo sempre il meglio di quella critica, come ho fatto nel caso del suo suggerimento con il cartello, con il divieto da mettere sul piano della Madonna, che è un provvedimento che sta dando i suoi frutti, però va integrato con altre soluzioni ancora, voglio dire. Diciamo che quello è solo l'inizio, però è la dimostrazione che i cambiamenti magari tante volte funzionano. Eh beh, qui ad Agropoli c'è molto bisogno di cambiamento. Lei ha citato Maurizio Cauciglia, è stata traumatica, diciamo, per l'amministrazione comunale, un po' per la città, forse anche per lo stesso corpo dei vigili urbani, questo cambio. E lei mi insegna che qualsiasi cambio è travagliato, certo, sotto tutti i punti di vista. Ma mi sembra che il rapporto tra due persone molto intelligenti... Assolutamente. Io ho molta stima di Maurizio, lui ha molta stima di me. Collaboriamo in un modo proficuo, leale, onesto. E lo sto apprezzando molto, perché io quando arrivai ad Agropoli feci un briefing con tutto il personale e a lui personalmente dissi: ti voglio al mio fianco e non ti voglio dietro di me. Lui si sta dimostrando il professionista che ho sempre, come l'ho sempre reputato. Quindi, e come persona... d'altra parte ha trovato, credo, un corpo di vigili urbani anche propenso a mettersi a disposizione. Assolutamente, no? Sì. Anche se io sono uno di quelli che critica. Guardi, le dirò, a parte le criticità logistiche che sono evidenti e stiamo cercando di risolvere, quindi magari dopo ne parliamo un attimo, sul personale sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché ho trovato tutti i ragazzi volenterosi e preparati. Le lacune che hanno è perché non sono stati mai impegnati magari a fare quella determinata attività, quindi stiamo cercando di colmare le varie lacune professionali, ma non per loro demerito sicuramente, perché magari venivano impiegati prevalentemente in altre attività. Quindi io sto cercando di far fare tutto a tutti per farli crescere, però sono ragazzi potenzialmente molto promettenti.
Prima di entrare nel merito della, diciamo, della, del suo lavoro, Agropoli ha delle criticità anche sotto l'aspetto della criminalità. Non a caso il Presidente di Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale 2 anni fa hanno indicato Agropoli come sede di commissariato di polizia. Certo. Credo che fra breve ci saranno anche i lavori. Lei crede che davvero questa criminalità sia così forte da poter portare un commissariato? Quanto servirà il commissariato? Guardi, io in questo momento non ho il pulso della situazione in tal senso, quindi le darei delle notizie falsate. Sicuramente rispetto a Capaccio c'è una criminalità diversa. Agropoli ha più questi fenomeni e gli ultimi eventi lo dimostrano, voglio dire, quindi di microcriminalità. E sono quelli che la società percepisce di più, perché la macrocriminalità viene percepita di meno. Quando noi ci accorgiamo che c'erano fenomeni mafiosi, camorristi, quando le forze dell'ordine fanno un blitz e si scopre che c'era magari qualche attività, la società lo percepisce in quel momento, ma la microcriminalità, quindi il tossicodipendente, chi scorazza per la via cittadina ad alta velocità, senza casco, cercando di investire il pedone, chi spaccia, tutti questi piccoli fenomeni invece vengono avvertiti nel quotidiano. E noi, vi posso riferire che in questi contesti qua, Agropoli è diverso da Capaccio, come è diverso da altri posti. Quindi molta attenzione deve essere posta sui fenomeni di microcriminalità. Però devo anche dire che in questo mese e mezzo già di servizio io ho registrato una forte collaborazione con le altre forze di polizia, soprattutto con i carabinieri. C'è una grande intesa, ma c'era già prima, e quindi la stiamo mantenendo e lavoriamo bene assieme. Quindi un rapporto di continuità anche con... Assolutamente sì, assolutamente sì. Naturalmente con la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto... Assolutamente sì, con la Capitaneria abbiamo un ottimo rapporto, con la Guardia di Finanza non abbiamo avuto ancora modo di lavorare, però abbiamo già avuto dei contatti con il Comandante, quindi c'è sintonia con tutti. Ma noi lavoriamo io sono qui per fare delle cose buone per Agropoli. Io dico sempre ai ragazzi, quando andrò via di qui, non è che queste cose che faccio le porto via come le lascio qua. Quindi sono qui per cercare di risolvere qualche problema. Poi, se ci riesco, mi ricorderete come qualcuno che ha risolto qualche problema. Se no mi criticherete. Comandante, a Agropoli i nostri nonni dovettero fare un grande sacrificio negli anni 60. Un grandissimo sacrificio, perché non mi ricordo io, non si può ricordare nemmeno lei, dove sta il porto adesso c'era un anfratto naturale bellissimo e diciamo fu un po' devastato dal cemento del porto, e secondo me fu fatto bene. Oggi il porto non è più quello che immaginavano i nostri nonni, non dà più risposta a quel sacrificio, oggi è diventato una baraonda il porto, e lei anche diciamo sta al porto e al demanio. E il porto è un disordine. Io mi sono scontrato con le scorse amministrazioni, con i suoi colleghi precedenti a lei, proprio sulla gestione del porto, che è una gestione ormai insopportabile. Io, in verità, quando prima di venire ad Agropoli, io dovevo essere investito solo della polizia locale. Poi mi è stato chiesto anche questo sacrificio del porto e del SUAP. Vabbè, il SUAP... Vengo dall'esperienza di Capaccio, quindi ho sistemato quello, stiamo sistemando bene anche questo. Col porto è una realtà nuova anche per me, perché la gestione non ho mai gestito porti, ho gestito demani, che è una cosa diversa dal demanio portuale. Però anche in questo è una sfida che ho accettato con piacere. Ho preso coscienza delle criticità, ne sto prendendo ancora coscienza in verità. Ho avuto già qualche contatto con il comandante della Capitaneria di Porto in merito alla viabilità e quindi ai provvedimenti da adottare giù al porto per la viabilità. L'anno nuovo dovremmo fare la gara per i pontili, quindi faremo una gara giustamente ad evidenza pubblica per i pontili, e ci sono delle criticità, stiamo cercando di risolvere la criticità che è quella della Posidonia spiaggiata ormai da decenni, che praticamente ha fatto sì che sia il cumulo, un po' il cumulo, un po' il mare ha eruso quel po' di spiaggia sotto la marina. Quindi stiamo cercando di mettere in atto dei provvedimenti efficaci anche per il porto, soprattutto il potenziamento della sicurezza, quindi mi sto già muovendo con delle telecamere anche con il riconoscimento facciale, soprattutto facciale,
perché là abbiamo problemi anche di movida laggiù, davanti a alcuni locali. E l'ultimo episodio ve lo testimonia, quindi ci stiamo muovendo in tutte le direzioni, ma ripeto, lo sottolineo, sempre in collaborazione con le altre autorità competenti. Quindi in questo caso la Capitaneria di Porto. C'è stato uno spartiacque in questa città, perché fino a quando il porto è stato gestito dalla Capitaneria di Porto, là andava tutto bene, noi ci dobbiamo dire proprio la verità. Certo. Quando poi la Regione ha trasferito le competenze ai comuni, il porto dei Romoli è saltato. Ma io non ho caso, ho sottolineato che ho fatto già due incontri con la Capitaneria di Porto, perché come dicevo prima, io sono uno che prende sempre il buono dalle critiche e quando devo imparare qualcosa mi professo ignorante e prendo il buono. Una buona tattica questa. Ma siamo tutti degli ignoranti e qua i saccenti non servono, servono gli ignoranti. Perché chi è ignorante si applica per risolvere il problema, quindi si studia il problema, si studia le leggi e vede gli adempimenti che può mettere in campo. In questo caso la Capitaneria di Porto sono maestri sulla gestione dei porti, io sono maestro sulla gestione della sicurezza, su altre cose. Insieme possiamo risolvere, anche in virtù della loro esperienza passata, possiamo risolvere i problemi del porto. Quindi questa... Sì, c'è questa sinergia già in atto, ma stiamo collaborando anche sul problema della Posidonia spiaggiata, stiamo vagliando le varie situazioni, le varie soluzioni da mettere in campo. Qui dobbiamo essere pratici, perché la Posidonia sul demanio è un pugno allo stomaco, certo. Comandante. Le posso dire che da quando sono... Lei ha detto un mese e mezzo che sta qua, io in un mese e mezzo ho preso già coscienza del problema della Posidonia. È un problema atavico, da quello che ho dato mandato all'ISPRA, sapete cos'è, sì. L'Istituto Nazionale, per la caratterizzazione del materiale. Quindi a breve, da qui a brevissimo, mi consegneranno la caratterizzazione e procediamo, perché dipende tutto da come viene classificato, se è un rifiuto o se è quindi antropico e va trattato come rifiuto. Quindi è inutile che ci perdiamo, lo dobbiamo smaltire come rifiuto. O se ancora conserva gli elementi vegetali, quindi con la legge salvamale possiamo fare la reimmissione in mare. Oppure si può trattare anche... La legge costa, dice lei. Sì, sì. Quindi però partiamo da un caposaldo, che è quello della caratterizzazione. Se non sappiamo di cosa stiamo parlando, è inutile siamo tutti bravi a ipotizzare, facciamoci il compost, traiamo energia, facciamoci il pellet, facciamoci il fertilizzante, ma noi dobbiamo sapere prima... scientificamente di cosa stiamo parlando. Ma prima dell'estate ci si fa? Assolutamente sì, dobbiamo farcela. E lei che anche... O quantomeno dobbiamo farcela ad avviare lo smaltimento, almeno che abbiamo le attività di smaltimento, voglio dire. Lei è dunque anche al demanio. Sì. C'è possibilità che il pennello del lido azzurro, proprio per far togliere le alghe, venga tolto? Cioè, perché lì le alghe ci sono da quando c'è quel pennello a destra tra il fiume e le alghe, diciamo così. Quello è il tappo fatto negli ultimi anni che ha intasato tutto. Si può mettere mano a questo, diciamo, a questa situazione? Questo è un problema di cui abbiamo discusso con i lavori pubblici proprio la settimana scorsa. Loro stanno elaborando un progetto, perché là si deve fare lo studio delle correnti. Dicevo prima... Non sentiamo parlare sullo studio delle correnti da tempo, però... Ma sembra che sia stato già fatto, in verità, in passato, e quindi stanno valutando anche questa soluzione. Perché a volte, vedete, la cura è peggiore del male se non si sa che cura dare. Quindi dobbiamo valutare bene se togliere quel pennello è la cura giusta o ci vuole un altro tipo di intervento. Però questo entra nell'ambito dei lavori pubblici, non del demanio mio in quanto tale, voglio dire. È un'opera pubblica. Però siamo in sinergia anche con Sergio Laureana, il responsabile dei lavori pubblici, per vedere una soluzione anche giù al Lido Azzurro. Lei anche... Naturalmente il Lido Azzurro, quando parliamo di Posidonia spiaggiata, stiamo parlando di togliere anche quello al Lido Azzurro. Certo, di quello. Quello è... E quella giù al porto. Lei anche al commercio. Ad Agropoli manca il piano commerciale. Sì. Quindi è una cosa... manca da 40 anni, 50 anni, probabilmente forse non c'è mai stato. Sì. E c'è il problema di Corso Garibaldi, soprattutto per la presenza degli asiatici, e il problema, qui entriamo anche nell'altra sua competenza, dei Rom. Perché? Perché qui ad Agropoli quando si apre un'attività, un bar, una discoteca, un locale,
c'è l'aggressione dei Rom e sono costretti a chiudere. Sta capitando così in via della, in piazza della Mercanzia. Questa situazione, non dico lei perché lei, anche lei, però attraverso il commissariato, attraverso i carabinieri, attraverso la politica, si può riuscire a rasserenare questa situazione? Allora, per quanto riguarda il commercio, io l'ho ereditato, come dicevo prima, è un'altra cosa che ho ereditato, dovevo prendere solo la polizia locale, però ho accettato anche la sfida di sé. Ma caso ho messo lei come Superman, eh? E non ho trovato il costume, so se è venuto vestito da Superman stamattina. E quindi ho accettato anche la sfida di sistemare il SUAP, l'abbiamo sistemato, abbiamo avviato lo sportello telematico, come avete avuto modo di leggere, quindi abbiamo un SUAP telematico a norma di legge da qualche giorno. Per quanto riguarda il SIAD, ci stiamo lavorando, quindi ci stiamo dotando di uno strumento che sia veramente il garante di tutti, perché il SIAD è il garante di tutte le attività produttive. Cos'è il SIAD? Noi non lo sappiamo, noi cittadini non lo sappiamo. È lo strumento che diceva lei, è la pianificazione commerciale, cioè come devono essere aperti i negozi, in quale zona possono essere aperti, disciplina i deoras, come devono essere fatti i deoras, anche se noi abbiamo fatto in commissione commercio abbiamo fatto una scelta di tenere separati il regolamento dei deoras con il SIAD e quindi stiamo lavorando per questo doppio canale, quindi stiamo elaborando il regolamento per le attività produttive che è il SIAD e il regolamento per i deoras, perché queste porto anche la mia esperienza di Capaccio in effetti. E i deoras, le amministrazioni che si alternano, si avvicendano, cambiano continuamente opinioni in merito ai deoras. Quindi per evitare di cambiare in continuazione il SIAD abbiamo tenuto i due regolamenti separati, ma che stanno camminando sulla stessa, su due binari paralleli. Quindi sono in fase di realizzazione sia il regolamento dei deoras e sia il SIAD, dello strumento che diceva lei. Anche in questo caso nel SIAD si vanno a individuare le zone più a rischio e le zone meno a rischio per aprire le attività commerciali. Il SIAD serve anche a questo. E naturalmente quando si vanno a censire le zone più a rischio, perché un conto è aprire un bar giù al porto e un conto è aprire un bar qui in piazza. Io credo, voi me lo insegnate, se voi siete di Agropoli, io sono un ospite qui di Agropoli, è più rischioso. No, per... no, un agropolese è acquisito. mi darete la cittadinanza onoraria fra 10 anni, allora giù al porto è più rischioso rispetto a un negozio qui in piazza, un'altra zona di Agropoli. Quindi il SIAD va a individuare, va a censire anche le zone a rischio e le zone meno a rischio. Sulla scorta di questo possiamo anche fare uno studio insieme alle altre forze di polizia dove incrementare e incentivare magari con altri strumenti tecnologici che stiamo già mettendo in campo, anche la videosorveglianza, perché ci stiamo attivando, oltre il progetto presentato in prefettura, che a proposito colgo l'occasione per dire, non l'ho detto ancora a nessuno, che è stato approvato in prefettura e è stato trasmesso al Ministero per l'approvazione. Quindi il progetto delle telecamere che abbiamo avuto. Però mi sto muovendo anche su altri canali per incrementare ancora altre telecamere, altri sistemi tecnologici. Quindi a breve farò una manifestazione di interesse per delle telecamere intelligenti con un algoritmo particolare che addirittura, oltre a segnalarti gli assembramenti, ti segnala l'uomo a terra, ti segnala su tutte quelle situazioni strane e ti dà l'allert alla centrale operativa nostra e dei carabinieri, perché tutto questo che facciamo lo colleghiamo sempre ai carabinieri, perché sono in